Match di andata alla Coppa Italia della Serie C femminile al centro del campo. Si sono portate la coccinella alla Virtus Ostia per l'inizio di questa nuova competizione della stagione 2018-2019. Al centro, subito lo scambio in avanti con Di Lorenzo, prova anche la fiondata al centro dolente, subito in avanti cercando ancora Frasca, poi subito Aiello mette in movimento Di Lorenzo, poi si accentra, prova anche a calciare in un primo momento, poi in un secondo anche andare a recuperare un importante pallone. Di Lorenzo gli sfila il pallone, Perna si mette in movimento, se ne va da sola Perna, la possibilità per calciare a rete, lo fa, poi non ci riesce a metterlo in fondo al sacco Miccio in una seconda battuta, nulla di fatto, non riesce anche perché non riesce anche a correggere la sua posizione, retropassaggio per Perna, poi prova Di Lorenzo, la fiondata. Ci pensa Maglione a mettere giù la palla e far ripartire la coccinella. Di Lorenzo la possibilità, poi strappa letteralmente il pallone, va direttamente a calciare. La Frasca scivola spendendo il pallone in fallo laterale. Perna a sinistra, c'è Aiello. Di Lorenzo si gira, va a calciare troppo alto. Ha chiuso Celeste. Aiello sale verso Miccio, si gira, se ne va verso Vasilaskos che poi allontana. Adesso Donnini soffia il pallone, Miccio troppo angolato per Di Lorenzo che ci riesce comunque a prenderlo, poi un tocco di troppo, pallone che gli sfila sopra, Perna, Aiello, c'è D'Alessio, prima che il pallone termini fuori ancora D'Alessio, pallone mezzo a mezzo del gol, il vantaggio con Linda D'Alessio, Mastro Francesco, Aiello. Prova in diagonale in mezzo per D'Alessio che colpisce e c'è il gol di D'Alessio, la possibilità per gestire e non perdere il pallone, Perna, Aiello in mezzo con Mastro Francesco, lo scambio, il diagonale vincente per il 3-0 di Aiello. Recupera anche un importante pallone, se ne va, la possibilità per dare il pallone ad Alessio che lo mette in mezzo, ampliato troppo, calcia Aiello, Campanelli, Aiello, Campanelli in mezzo, non si chiude con Massa Francesco, scambia con Aiello, Campanelli, Aiello, il palo sul fallo laterale con Donnini subito in avanti, Mastro Francesco se ne va da sola contro il portiere, poi va anche a calciare morbidamente, palla che termina fuori, Maglione, Aiello, Mastro Francesco, poi calcia Vasilaskos e poi arriva anche il gol sul tocco morbido, ma c'è la complicità di Vasilaskos, Celeste, Miccio centralmente, se ne va per vie centrali, poi calcia con il destro, palo, rete, Celeste all'indietro, Moriconi si libera di Di Lorenzo, poi il tiro che per lei in coppa, Aiello al tiro libero sopra la traversa, Gervasi subito in avanti, ma arriva il triplice fischio finale, la coccinella batte la Virtus Ostia per 6-0 nel match di andata della Coppa della Serie C femminile.